Fratelli bianconeri e non. Buonasera a tutti voi. C'era una volta la Juventus. C'era una volta. C'era una volta una grande squadra. C'era una volta una grande società. C'era una volta un grande presidente. C'erano una volta personaggi innamorati della Juventus. C'erano una volta persone che davano delle parti importanti della loro vita per la Juventus. C'erano persone che si sono identificate con la J di Juventus. E sinceramente non oso pensare che cosa queste persone potrebbero dirci oggi se fossero ancora vive. Quelle persone che hanno fatto della lettera J una ragione di vita, ne hanno fatta una fortezza famosa in tutto il mondo, l'hanno fatta con i sacrifici, l'hanno fatta amandola, spendendo soldi, ma ci sono riusciti. E quello a cui io oggi ho assistito. Non posso chiamarla Juventus. Non posso chiamarla Juventus perché quella Juventus di quella maglia che avete visto lì non esiste più. Il tutto lo si fa in onore del consumismo, no? Perché oggi le pubblicità sono più importanti di tutto il resto. E allora si deve vedere una Juventus in campo oggi. Con una maglia viola, misto viola, rosso, blu, non so che colori sono, che non aveva un verso con quello che è la Juventus. Se io fossi il presidente di una società di calcio importante come lo è la Juventus, queste cose non le permetterei. Mi dispiace. Vuoi lavorarmela un po' la maglia? Mi sta bene, ma il mio sfondo bianco e nero deve rimanere. Deve rimanere. Bella è la maglia nera, tutta nera con i bordi bianchi. Quella sì, quella va bene, quella è bella, ma è il resto. Quella di oggi è una roba vomitevole. Ho vomitato appena li ho visti scendere in campo. Quelle persone di cui vi ho parlato non avrebbero mai permesso tutto questo, perché per loro il brand non è questo. Per loro il brand era il loro stemma, che è stato cambiato con un logo che non si capisce come è fatto, perché il calcio cambia, bisogna andare incontro alle modernità. Il logo di una volta è un logo che ha fatto epoca, che tutto il mondo conosce. E molti ce lo invidiano. Il logo di oggi è un burattino. Si vede anche da qui che la Juve non è più la Juve. Detto questo, stasera ho visto qualcosa di, ma non oso neanche dire la parola, assurdo, vergognoso. Trovatela voi la parola. Trovatela voi la parola, non mi viene neanche la parola da dire. Un qualche cosa che nulla ha a che fare, a che vedere con quello che è lo stile Juventus. Lo stile Juventus dov'è? Che fine ha fatto lo stile Juve? Che fine ha fatto? Dov'è? Non c'è più lo stile Juve. È caduto. O meglio, è decaduto.
E allora faccio questa breve analisi di questa partita. Si presenta a Torino una Salernitana che tutti conoscevano. Sappiamo tutti che è una squadra molto fisica, alla quale Davide Nicola ha dato un gioco nel vero senso della parola. Pressano alti, ma noi queste cose le sapevamo. Infatti io non ero preoccupato dalla Salernitana, io ero preoccupato dalla Juventus. Una squadra fatta male, gestita peggio, e oggi mi sento dire da Allegri vorrei vedere le altre squadre senza Pogba, senza Di Maria e senza Chiesa. Ma chi se ne frega? Adesso Allegri ti metti anche a prendere le scuse. Fai qualcosa di utile, fai vedere che sei capace a far l'allenatore, vai a studiare. Invece non sai fare nulla, non sai fare nulla perché non sei un allenatore, non sei capace tu di fare l'allenatore. E tu prendi 9 milioni per farci vedere questi schifi ignobili. Oggi noi festeggiavamo l'undicesimo anno dello Juventus Stadium e l'abbiamo festeggiato in questo modo. Nonostante tutto lo schifo che in ogni partita ci fai vedere, nonostante tutto questo, mai una santa volta che ti abbia sentito dire la colpa è mia. Mai. Hai un po' di amor proprio, hai un po' di orgoglio, dimettiti. Dammi retta, dimettiti, vai a fare altro nella vita. L'allenatore non è per te. Tu nella vita sei un uomo fortunato, goditi la tua fortuna e smetti di fare cose che non sono per te. La partita fila via in favore della Salernitana con un primo tempo giocato dagli Amaranto in modo bellissimo, perché ha giocato veramente bene la Salernitana. La Juventus ovviamente per 45 minuti praticamente non è esistita. Subisce due gol che avrebbero potuto essere anche tre e non avrebbero rubato nulla. E la Juventus aspetta. Nel secondo tempo, dopo aver sbagliato la formazione iniziale, cerca di porvi rimedio. Ma, caro Fantomas, puoi cambiare tutti i volti che vuoi, ma la tua incompetenza regna sovrana. E lo dimostri a ogni singola partita. Oggi abbiamo toccato il fondo perché ti sei fatto anche espellere. Bravo, complimenti. E quindi la Salernitana viene a fare quello che tutte le squadre ormai quasi riescono a fare in quel di Torino, prova a vincere e ci va vicino, ci va molto vicino. La Juventus da par suo non tira in porta o quasi, vive su un cross di Bremer messo in rete, su un cross di Kostic messo in rete da Bremer, su un rigore sbagliato, per fortuna che Sepe l'ha ribattuto ed è ritornato sui piedi di chi lo ha calciato. Che non lo voglio neanche più chiamare per cognome perché è un giocatore che doveva andare via 2 o 3 anni fa dalla Juventus e dove non si vede nient'altro, ma si vede soltanto lo schifo di una squadra che una squadra non è. Una squadra senza nerbo, senza grinta, senza voglia di vincere, con giocatori finiti. Perché ti può anche mancare Pogba, Di Maria e qualcun altro, sì, ma restano i giocatori che hai, che con tutto il rispetto per Nicola sono più forti di quelli della Salernitana. O no? Perin, 5,5, non gli do di più. Non gli do di più anche se non è colpevole sui due gol, il suo lo fa. Ma per una sera voglio dare un voto basso anche a Perin.
anche se meriterebbe il 7 forse, ma stasera sono veramente troppo disgustato da questo sport e stasera do insufficienze a tutti, veramente a tutti. Quindi gli do 5 e mezzo ma tendente al 6. Kostic 5 e mezzo perché fa poco, tranne il cross bellissimo per la testa di Bremer, ma per il resto fa poco altro. Ecco, io ho sbagliato. Quadrado. Quadrado è 3, 2, 1. Impresentabile. Bremer, 6. Qualche volta gli sono sfuggiti gli avversari, l'ho visto in difficoltà in due o tre occasioni. Bonucci non è il suo partner ideale. Però si riscatta con il gol. 6, stiracchiato. De Sciglio, 5, 4,5, 5. Giocatore non da Juve, disfarsene il prima possibile, grazie. Giocatore da il zatterone prima possibile. McKennie, 5, il fantasma del bel giocatore che avevo visto il primo anno con Pirlo. Il fantasma. Paredes, 4. Nel primo tempo sbaglia tutto quello che c'è da sbagliare e anche di più. Sbaglia anche quando non tocca il pallone. Nel secondo tempo una timida ripresina, ma veramente troppo poco. Se questo è il regista che abbiamo comprato, Dio salvi la regina, anche se ormai non può più. Miretti, 5,5. Primo tempo discreto, niente di particolare da segnalare. Fino al momento che viene tolto dal campo perché il secondo tempo è stato peggio del primo. Ken, armare la catapulta, lanciare fino dove non batte più il sole, per confini inenarrati e inesplorati. Bonucci, 5. Gli do mezzo voto in più perché ha fatto il rigore, peraltro che aveva anche sbagliato. Per il resto una prestazione inqualificabile. Kostic, l'ho già detto, Milik, 6. È l'unico giocatore che in questo momento meriterebbe di giocare titolare, secondo me, per quel che riguarda gli attaccanti. Sempre pericoloso, giocatore che merita più spazio, ma anche lui si perde un po' nel marasma. Alexandro si procura il rigore, quindi mezzo voto in più, 5,5, ma altro giocatore da il zatterone. Fagioli 5. Nulla di particolare da segnalare, tranne un tiro forse che Sepe ha deviato in calcio d'angolo, ma per il resto troppo poco. Danilo e Sulè non giudicati. Allegri da CTO subito immediato. Non ho voglia perché stasera era la classica partita da tirare fuori le vanghe, i martelli, da tirare, fare come fa qualche youtuber quando le cose non vanno bene, ma io sapete che non mi espongo solitamente fino a quei livelli. Ma stasera sarebbe stata la serata ideale. Non ho neanche la forza, sinceramente. Io dico soltanto che se quest'uomo avesse un po' di dignità, stasera si sarebbe dimesso. Una roba vergognosa, una partita degna di una delle Juventus più brutte che io mi potessi ricordare. E ti è andata di lusso, amico mio, anche stasera. Vuol dire che la fortuna non ti abbandona, perché se a te ti tolgono anche la fortuna, tu vai a finire a testa giù in un pozzo e non ne esci più, perché non saresti capace di risalire. Veramente. Un allenatore da meno di zero, di meno di zero, di zero, di zero, riporto zero, di una incompetenza galattica. Ma la colpa non è tua, è
La colpa è del nostro presidente che ti ha voluto andare a riprendere per ripensare ai fasti del quinquennio, che anche quello non ha mica capito che nei 5 anni non eri mica tu che facevi vincere la Juventus. La Juventus giocava da sola, non aveva bisogno di te. Perché quando giocatori importanti come Dani Alves, come Tevez, come Ronaldo, ti facevano capire che sei uno che te la fai addosso, un motivo ci sarà stato. Dimettiti perdente, saresti una delle poche note liete della Juventus di adesso, perché per il resto è il buio più assoluto.